Energia è una società che ha costruito e gestisce alle porte di Lecce un parco fotovoltaico e un parco eolico con 18 pale. Noi siamo con Vito Micelli, che di Energia è responsabile per il sud della Puglia. Allora Vito, ci raccontavi che questi impianti possono generare l'autosufficienza energetica, soddisfare il fabbisogno per circa 26.000 famiglie. Questo per spiegare a chi ci segue l'importanza di una produzione energetica come quella che si fa qui. Sì, il parco eolico di Lecce è costituito da 18 aerogeneratori da 2 MW ciascuno, quindi per una potenza complessiva pari a 36 MW, che consentono appunto un'energia potenziale producibile annua di circa 70 milioni di kWh, necessaria appunto al fabbisogno energetico di circa 26.000 famiglie. Integrati all'interno del parco eolico vi sono due impianti fotovoltaici della potenza nominale di circa 1 MW ciascuno, che appunto consentono un'ulteriore produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di circa 3 milioni di kWh l'anno, quindi per il fabbisogno equivalente di ulteriori 1.000 famiglie. Vito, noi siamo reduci da alcuni giorni di vento fortissimo. Il Salento è conosciuto come una terra dove spirano quasi tutti i giorni dell'anno il vento. Qual è, ecco, la resa che il territorio sta dando ai vostri impianti? Quindi la resa è quella che più o meno ci aspettavamo. Diciamo le ore di lavoro che un impianto eolico a Lecce, che il nostro impianto eolico a Lecce sta confermando, sono quelle di circa appunto 2.000 ore l'anno equivalenti. Per cui questo impianto è come se lavorasse a potenza nominale, quindi a 36 MW, per 2.000 ore l'anno. È chiaro che poi l'impianto durante l'anno, diciamo, la potenza non è costante, quindi di fatto generalmente è sempre in funzione, a parte qualche, diciamo, particolare periodo dell'anno, cioè i mesi in cui effettivamente i venti, diciamo, si riducono di intensità, e in quei mesi appunto noi diciamo accogliamo l'occasione per effettuare le attività di manutenzione, quindi ottimizziamo la producibilità appunto durante l'anno, insomma. Molto spesso si discute dell'impatto ambientale che parchi come questo fotovoltaico possono avere sull'ambiente, sul territorio caratteristico del Salento. Tu mi raccontavi che qui, dove siamo noi in questo momento, viene consentito per esempio il pascolo delle gregge, quindi è assolutamente compatibile la tutela del paesaggio rispetto delle attività precedenti con la produzione di energia da fonti rinnovabili. Sì, noi per quanto riguarda appunto questi impianti fotovoltaici abbiamo scelto delle zone non agricole, quindi non abbiamo sottratti dei terreni all'agricoltura, abbiamo scelto delle zone in cui si effettuava il pascolo, quindi zone in cui, diciamo, la morfologia appunto del suolo non consentiva le colture tradizionali, e quindi praticamente abbiamo installato questi impianti appunto in questi territori in cui si effettuava il pascolo e si continua appunto a effettuare appunto questo tipo di attività. La Energia è pronta a fare nuovi investimenti qui nel Salento? Sì, siamo in fase di sviluppo qui a Lecce, abbiamo alle porte quasi un'autorizzazione unica che appunto riguarda un impianto eolico nella zona nord e ovest della città di Lecce, in particolare nel Feudo di Surbo. Quindi un'autorizzazione unica di ulteriori 6 aerogeneratori, sempre della stessa potenza di questi, che probabilmente andrà, diciamo, in cantiere i primi di settembre. Da giovedì a domenica sarete voi come azienda e noi come partner protagonisti del Festival dell'Energia, un evento che viene organizzato per la terza volta nel Salento ed ha lo scopo soprattutto di far conoscere in materia divulgativa quelle che sono le tematiche, le discussioni intorno alle energie rinnovabili, al nucleare, alla tutela dell'ambiente. Voi ci siete, con quale contributo, con quale punto di vista?
Il nostro punto di vista è quello appunto di trasmettere a tutti quanti il messaggio appunto che ormai diciamo stiamo in un certo senso già percependo, perché il settore delle rinnovabili è un settore che sta avendo un grosso sviluppo ultimamente, quindi il nostro contributo è quello di accrescere ulteriormente diciamo questa politica e questa cultura per appunto garantire e semplificare appunto uno sviluppo notevole di queste tecnologie. E fra l'altro intervistandoti mi viene da pensare che il settore dell'energia rinnovabile è anche un settore in cui professionalità che spesso in Italia rimangono inespresse, si esprimono solo parzialmente, possono trovare invece una piena esplicazione. Tu sei un ingegnere e questo è un settore che conosci bene, quindi potrebbero tantissime figure professionali che si formano nelle nostre università trovare delle forme di impiego anche stabili. Assolutamente sì, le forme di impiego diciamo si stanno pian piano materializzando e sono rivolte generalmente a dei professionisti giovani, quindi neolaureati e nuove diciamo figure che trovano appunto queste opportunità e queste appunto opportunità per diciamo dimostrare e realizzarsi in questo settore diciamo che di fatto sarà il futuro insomma. Grazie a Vito Micelli, l'appuntamento a questo punto è per l'inizio del Festival dell'Energia, terza edizione, da giovedì mattina a domenica sera.